a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro creatore di Giallorosso 94. Come ben sapete, questa sera si giocherà la quarta partita dei gironi di Champions League tra Roma e Chelsea e mi sembra l'occasione giusta per tornare ancora una volta indietro nel passato giallorosso per raccontarvi l'ultimo precedente che si è giocato tra la squadra inglese e la Roma, ovviamente allo Stadio Olimpico, perché rimane tuttora una delle partite più belle ed entusiasmanti che la Roma ha giocato nella massima competizione europea. Ma prima di parlarvi specificatamente della partita, mi sembra giusto raccontarvi com'era la situazione in quel momento della stagione. La Roma, la precedente stagione, era arrivata ad un passo dal vincere lo scudetto, ma purtroppo nell'ultima giornata Ibrahimovic ha deciso di fare il fenomeno e di segnare una doppietta in casa del Parma e quindi portare allo scudetto nerazzurro. La stagione successiva, con la Roma rinforzata dagli acquisti di Jules Baptista e Jérémy Ménez, sembra che la distanza si sia affievolita, almeno dal punto di vista tecnico. Ed invece, soprattutto per via di tantissimi infortuni, la Roma inizia la stagione in maniera disastrosa. Pensate addirittura che dopo le prime 10 giornate la Roma è di poco fuori dalla zona retrocessione, per farvi capire come eravamo messi male in quel periodo. Il gioco non arrivava, arrivavano tante sconfitte, tanti gol subiti, pochi gol fatti, la squadra era veramente in uno stato di forma disastroso. Anche nei gironi di Champions la situazione non è delle migliori, perché a parte una vittoria importante in casa del Bordeaux, le altre due partite sono concluse con due sconfitte, una accettabile in casa del Chelsea per 1-0 grazie al gol del capitano John Terry, ma l'altra veramente incommentabile, perché la Roma infatti perse 2-1 in casa contro i rumeni del Cluj, squadra esordiente nella massima competizione che riuscì a vincere proprio allo Stadio Olimpico. E la partita in casa col Chelsea arriva nel momento più difficile della stagione, con la squadra che non riesce a vincere neanche una partita e sembra quasi vittima sacrificale della forte squadra inglese, che in quel momento era prima nello stesso girone. Nonostante la situazione negativa, i tifosi erano venuti in massa allo stadio per continuare a supportare la squadra giallorossa e sembra quasi che questo supporto sia stato veramente il motore per quella che sarà poi una partita veramente fantastica. La Roma inizia subito con il piglio giusto e a parte qualche occasione dalla distanza per i vari Deco e Lampard, la partita sembra equilibrata. Dopo pochi minuti ci pensa Christian Panucci a sbloccare il risultato con un gol in mezzo all'area di rigore che testimonia il suo ottimo momento dal punto di vista realizzativo, perché infatti si tratta del quinto gol segnato solo a inizio stagione. C'è da sottolineare in questo caso anche il cross perfetto di Sisinho, che non fece una stagione fantastica, però in quella partita si trasformò completamente. Il gol dell'1-0 non è un episodio casuale, è anzi il giusto premio per un primo tempo giocato ad altissimi livelli, come mai si erano raggiunti nelle partite precedenti. All'inizio della ripresa tutti si aspettano una reazione d'orgoglio da parte degli inglesi, ma al contrario inizia quello che possiamo definire il Mirko Vucinic Show. Anche in questo caso passano pochi minuti dal fischio iniziale e arriva un 2-0 veramente clamoroso. Con una bellissima azione di squadra fatta di tanti passaggi molto veloci e molto rapidi, arriva la palla al limite dell'area per il destro di Mirko Vucinic che infila la palla all'angolino per il 2-0 giallorosso e l'esplosione di gioia di tutti i tifosi, ma soprattutto di tutti i giocatori che nel momento più difficile della stagione si sono tutti uniti per il bene della squadra giallorossa. Arrivati a questo punto della partita, neanche il tifoso romanista più ottimista si sarebbe aspettato quello che sarebbe successo di lì a poco. Il Chelsea prova ad attaccare in zona offensiva per cercare di riequilibrare il risultato, ma da un pallone perso da Obi Mikel parte un contropiede incredibile. Mirko Vucinic, nonostante il grande impegno profuso nei primi minuti, si mette a correre per 50 metri palla al piede, correndo, non trovando nessuno in posizione. Arriva solo davanti al portiere Cech e lo batte ancora una volta con un destro molto preciso per il 3-0 che manda in visibilio tutti quanti i tifosi. Nel finale arriva il gol ancora di John Terry, che si ripete dopo il gol segnato all'andata, ma non cambierà praticamente nulla. Questo sarà soltanto un episodio fortuito in quella che è stata una partita disastrosa per il Chelsea, ma meravigliosa dal punto di vista della Roma. Da quella partita in poi la Roma si rialzò completamente sia in Champions League che in campionato. In campionato riuscimmo a raggiungere la quinta posizione, che in quel momento della stagione era anche abbastanza difficile da raggiungere, mentre invece in Champions League riuscimmo addirittura ad arrivare primi nel girone con 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 partite dello stesso girone, salvo poi andare agli ottavi di finale e beccare la squadra più difficile che era arrivata seconda nei gironi, ma questa è un'altra storia.
Personalmente la considero come una delle vittorie più emozionanti e belle della nostra storia, soprattutto perché l'ho vissuta nei miei primi anni di tifoso giallorosso e mi sorprese veramente tanto, perché in quel momento tutto ci saremmo aspettati meno che una vittoria fantastica e meritata contro una squadra fortissima come il Chelsea. E speriamo ovviamente che quest'ultimo precedente sia di buon auspicio per la partita di questa sera, anche se non lo nego, l'ansia comincia già a farsi sentire. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questa partita e del racconto che vi ho portato in questo video. Ci vediamo stasera per la recensione di Roma-Chelsea. Un saluto e sempre forza Roma. Ciao ragazzi!